per una mamma per nemica di Mattebisi, anche le mamme in attesa, ma sono mamme operative o mamme che vogliono lasciare i propri figli con Mattebisi? Credo che siamo mamme decisamente kamikaze, perché io da poco ho scoperto la realtà di quello che dicono, ho anche comprato il loro libro. Lascio questo, il commento mio di prima era: almeno voi lo fate per lavoro, noi li portiamo qua per poi essere maltrattate. Come si sente una mamma quando accompagna il proprio figlio? Realizzati al mille per mille, sono questi i valori della vita che insegniamo ai nostri. Siamo felici. Quindi sono personaggi a cui siete affezionati o no? Parli di Garibaldi? No, parlo di Mattebise. Lo ero forse prima di conoscere la loro storia. Certamente ammiro la dedizione che hanno nel farci perdere totalmente l'autorità. Sì. Grazie. Grazie a voi, ciao. Ma come mai tu sei venuta a vedere Mattebise? Perché seguo da sempre i loro video. Da quando... Quale ti piace di più? Tra Mattebise? Tutti e due. Imitami una cosa che dicono sempre. Allora. Dai. Matteo! La cosa che mi è venuta prima in mente era quella più facile. Dai, qual è? Matteo! Dimmi, mamma! Guarda! Mattebise è qui al centro Porto Bolano per presentare un libro. Questa mamma è amica o è nemica allora? Questa mamma in fondo è amica, vuole il bene del figlio, il figlio che è uno sgangherato, e la mamma viene vista dal figlio come nemica, ma in realtà non è una nemica, solamente la mamma. E questo figlio com'è? Il figlio, guardalo. Lo vedo un po' pallido. Dentro un centro commerciale con gli occhiali. E la mamma come direbbe al figlio? Direbbe Matteo, togliti gli occhiali, direbbe. Che sei un drogato. Senti un attimo, come questo libro è stato scritto a quattro mani, probabilmente prevale più la versione della mamma o la versione del figlio? Insomma, diciamo che è stato fatto più che altro da noi due, quindi alla fine, insomma, no vabbè, abbiamo cercato di inserire tutto quello che avevamo già nei video realizzati, dei contenuti di scene inedite, poi ci ha dato una mano, siamo 50 e 50, dai, ci ha dato una grandissima mano un nostro amico che si chiama Riccardo, che ha fatto la realizzazione dei fumetti, quindi diciamo che è stato 2, 4, 6, una realizzazione a sei mani. Senti, una cosa che avreste voluto scrivere, che per problemi di scrittura dice meglio che non lo scriviamo, se non il nostro pubblico. Beh, sicuramente sono state censurate tantissime, sì, parolacce. Comunque è un libro fumetto per ragazzini, anche bambini, quindi certe cose, le parolacce, esatto, non potevamo mettere, oppure scene magari Matteo con la ragazza che facevano le cose un po' zozze. Ma non è mai successo. Che fai le cose zozze. Potevamo inserirlo se fosse stato un libro per gli adulti. Poi diventava, capito? Un manga. Un manga in Thai. Ma è un libro che vale pure per noi adulti o... No, comunque i fumetti, tu li leggi i fumetti? No. Non li leggo ma li guardo. Quindi? No, comunque anche, cioè, ad esempio io che sembro un bambino, ma ho 24 anni, i fumetti li leggo, quindi sì. Tu li leggi e lui li... Poi io li scrivo. Ok, chiudendo questa intervista, ai ragazzi e ai vostri lettori, come li potete invogliare a comprare questo libro della Mondadori? Niente, uscite di casa, camminate, andate in libreria e comprate il libro. C'è il numero di telefono di Biso dentro, alla fine dell'ultima pagina. Che è Melito TV, c'è canale 817. Melito TV, ce l'hai solo tu. Tu! Grazie ragazzi. Gimilione, Striscia la Notizia, Italia 2. No, ciao. Gimilione. Thank you.
Reggio Calabria, buonasera! Oggi saremo qua per salutarvi e quindi adesso che abbiamo salutato ce ne andiamo. Grazie! Ciao Reggio, grazie! Allora facciamo come avete fatto prima, che eravate belli, lo mettiamo su Instagram e poi un movimento sexy. Dovevo Babise! Arriva il ciclo! Non hai potuto venire! Allora signore! No, magari viene dopo, non lo so, forse. Allora Babise, raccontiamo! Allora facciamo un attimo di silenzio perché devo dirvi una cosa importante. Abbiamo un piccolo problema. Aspetta, aspetta, facciamo un gioco per così. Allora, quando faccio così silenzio, quando faccio così silenzio, ok? Sempre. Certe volte mi sento dire. Ok, posso parlare? Dico quello che devo dire, una cosa importante. Allora togliti le mani dalle tasche mentre parli. Allora abbiamo avuto un contrattempo con l'aereo, abbiamo avuto un problema con l'hotel. Fatto sta che stasera non sappiamo dove andare a dormire. C'è qualcuno? No, aspetta. C'è qualcuno che ci può ospitare? Una seconda cosa? Aspetta, tre cose sono le cose importanti. No, una è dove andare a dormire, che non ho detto. Ma dove deve essere collegato? Perché? Facciamo una cosa. Quanti minorenni ci sono? Alzino la mano. Perfetto. Matteo, tu c'hai 50 anni. Quante qualità di lettrice di Matte Bise. Okay, qualità di mamma? E anche per Matte Bise. Però io vedo che la guarda con attenzione la loro intervista. Sì. E cosa le piace di questi due giovani? La simpatia. Avendo due figli così li gestirebbe? Anche una brutta notizia, no. Ragazzi. Che cos'è che non le piace? Il linguaggio, il modo di fare? Bravo, il linguaggio. Però tutto sommato a volte con un linguaggio. Non è la simpatia, dai, non è il volgare comunque. E quindi a suo figlio, sua figlia, che cosa dice quando guarda questi video di Matte Bise? No, gli piacciono, li segue, anche perché dice no, tanto io non ripeto quello che dicono loro. Guarda il succo. Grazie a lei. Grazie a voi. Come ti chiami? Maria Giovanna. Maria Giovanna, allora sei venuta anche tu qua per applaudire. Sì. E cosa ti piace di questi due ragazzi? Fanno molto ridere, fanno molto ridere. Quando sono tristi mi fanno stare bene con loro video. Senti, tu li vedi spesso? Sì, dai. Senti, che cosa ti piace e che cosa proprio ti fa morire quando li senti? Per le loro battute, quando iniziano a fare battute io... E allora per il pubblico di Melito TV fai una battuta che fanno sempre loro. No, dai, imitala. Comunque, una cosa che secondo te funziona bene è che parlano del vostro mondo, dei giovani. Sì. Senti, e tu vorresti essere come loro? Sì, dai, far ridere le persone è una bella cosa. Tu che scuola fai? Liceo Scienze Umane. Brava, complimenti. Grazie. Giuseppe. Allora Giuseppe, sei venuto a sentire i tuoi beniamini? Sì. Ma tu nella vita sei un poco come loro, io so, o no? No, no. Senti, che ti piace di questi due personaggi? Come fanno i video, fanno molto ridere. E fai un'imitazione per il pubblico di Melito TV. Dai, una battuta che fanno spesso. Matte Bise, quando iniziano i video. Il libro te lo comprerai? Ce l'ho già. Altri tre fans scatenati di questo fenomeno del web che sono Matte Bise, che si chiamano? Riccardo. Simone. Angelo. Allora, perché vi leggete questo libro? Che cosa volete apprendere? Perché io e lui siamo degli youtuber. Ah, ecco, e tu invece? Io perché volevo il pass. Mentre tu? Allora, io l'ho già letto. Ho compreso che la mamma non fa nulla. E quindi praticamente vuoi diventare come chi? Come a me? Non voglio diventare una persona come loro che sono, diciamo, hanno un sacco di fan. Voglio essere conosciuto nel mondo, insomma. Senti, ma ogni tanto c'è qualche parola che non si può dire, è vero? O no? Sono parole che voi non dite? O no? Io no. Lui no, è l'unica persona a Reggio che ha il permesso ma non le usa le parole. Senti, è una cosa che vi piace delle scene che vedete su YouTube, quella che vi piace di più qual è? Quella è la mamma. Quella? Delle risposte a...
da mette alla mamma. E quale fa la risposta? Come fa? Ce ne sono tante. E dicene una, almeno pure per saperla. E fatti i cazzi tuoi. Ehi, è una più leggera? No, non mi vengono in mente. A me piace soprattutto i loro video delle Made In. I video? Made In. Dilla, raccontala. Praticamente loro scelgono dei cibi e le mangiano, per esempio Made In cibo per cani, Made In Russia, Made In Cina, Made In USA e altre cose. Oppure quando appunto vanno a fare dei viaggi, che fanno dei vlog per farci vedere cosa fanno. Sentite, di quale scuola siete, lo potete dire, ragazzi? Spanobolani. Tutti e tre? Tutti col preside Romeo. Salutateci il preside, il vostro preside, la Spanobolani. Ciao ragazzi, fate un ciao Merito TV. Ciao Merito TV. Mi permetto di dire, una mamma giovanissima che ha accompagnato il proprio figlio. Li ho occulto. No. Allora, com'è sono questi mette bise per voi mamme? Ma devo confessare che li guardo pure io. Qual è la cosa che ti piace di più da mamma e la cosa che ti piace di meno di questi due personaggi? Allora, diciamo che mi rivedo quando noi sempre riproveriamo i figli. Un pochino meno mi piacciono le parolacce, però vabbè. Fanno parte anche ormai del linguaggio comune, quindi li possiamo giustificare. Ti chiami? Diletta in arte Trilli. E il figlio come si chiama, la figlia, non lo so? Giampi. Benissimo, grandi le mamme giovani che portano i loro figli a seguire autori come questi. Ciao e grazie. Grazie a te, ciao. Conclusione qui con una mamma, ci ricorda una cosa, che anche noi abbiamo vissuto il divismo, ma che divismo era? Ma noi avevamo l'epoca dei Duran Duran, la spartizione tra loro e gli Spandau Ballet, adesso questi ragazzi hanno questi miti un po' veloci come le farfalle, belli ma chissà quanto effimeri, chissà effimeri, quanto però hai accompagnato due figli se non sbaglio, giusto? Li presentiamo, tu ti chiami? Matteo. E tu? Nicolò, però Matteo è quello più grandetto che fa il caso nostro, perché intanto Matteo si è portato il libro, te lo sei fatto fare con l'autografo o no? Sì. E quindi quando tornerai a casa sei contento che hai trovato una mamma sprint? E certo. Hai visto queste mamme che ti portano, quindi le ringraziate, ringraziala con un bacio con le nostre telecamere. Mamma.